Nel primo brano della Messa troviamo una stupenda preghiera, una delle più commoventi della Bibbia, che scaturisce dall'esperienza dell'esilio a Babilonia. Siamo verso la fine del VI secolo a.C. Davanti agli occhi del popolo ebraico perdurano ancora vivissimi i ricordi della distruzione della città di Gerusalemme, le urla delle madri terrorizzate che fuggono con i loro figli, le stragi per le strade e le fiamme che avvolgono i palazzi e il tempio di Salomone. L'orazione inizia con un pensiero di speranza da parte di Dio stesso, che di nuovo vuole fidarsi del suo popolo, che nonostante la sua durezza di cervice, egli ha sempre aiutato, dice il Signore, essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno. Il profeta assicura che Dio la pensa ancora così. Il Signore non è venuto mai meno al suo patto. Il passato ne è una prova. Dio stesso si è sempre fatto carico della salvezza in persona. Non mandava un angelo o un messaggero, ma lui stesso agiva da salvatore, non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati con amore e compassione, li ha riscattati, li ha sollevati e portati su di sé tutti i giorni del passato. Presso i profeti era una costante il richiamo al passato di Israele. Il passato era rivisto, ma alla luce della fedeltà di Dio alla sua parola di salvezza. I tradimenti del popolo eletto non erano riletti come una condanna e una punizione, ma l'occasione per richiamare la potenza dell'amore di Dio. Possiamo dire che al profeta interessava il passato migliore, quello di Dio, e Dio sa trarre il meglio di se stesso dal peggio delle situazioni umane. Ma c'è di più. Il profeta evidenzia che Dio ama agire personalmente e non ha bisogno di terzi o di intermediari. Questo è un aspetto interessante da approfondire. Io lo vedo così. È vero che tutta la storia del popolo ebraico prova che il Signore si è sempre servito di intermediari, Abramo, Mosè, i re, gli stessi profeti. Ma nessuno di questi, nessuno, ha saputo, con tutta la loro buona volontà e fede, attuare in pieno il meglio di Dio. Non per nulla, alla fine Dio manderà lo stesso figlio sulla terra e allora sarà un'altra cosa. Perciò stiamo attenti. Dietro i santi c'è qualcuno che non vuole esaurire la sua santità in nessuno degli esseri umani. Anche il più grande santo è solo una figura pallida di ciò che è il meglio di Dio. E ogni santo, pur con tutte le sue virtù, spesso e volentieri enfatizzate dai suoi seguaci fanatici, è una timida immagine di ciò che è il bene assoluto, che è quel Dio che nessuno potrà mai rappresentare, nessuno. Già il fatto di tentarne una definizione pone Dio nel credo di una religione che ha il difetto di pretendere di far proprio un certo Dio, reso alla lunga il prodotto di un potere schiavizzante. Dunque, il fatto di dire che Dio agisce di persona e non ha bisogno di intermediari, per me significa che occorre sempre andare al di là di chi, investito di una certa missione, talora pretende di interpretare i voleri di Dio. In altre parole,
I servi o servitori di Dio diventano servi o servitori del proprio potere. E allora Dio è al di là, lo ripeto, dalla stessa Chiesa struttura, e al di là di ogni religione. Dio agisce per mezzo dei servi umani, ma c'è sempre qualcosa che sfugge alle persone migliori. Il meglio di Dio non è neppure la somma del meglio umano. Tutti i santi o i profeti messi insieme non ci danno che una misera immagine del vero Dio, l'inconoscibile, l'assoluto, ovvero, come dice il termine, assoluto, sciolto da ogni legame. Passiamo al secondo brano della Messa. Diciamo anzitutto che la lettera agli Ebrei, il cui autore è rimasto anonimo, non è senz'altro San Paolo, è indirizzata a una comunità di cristiani provenienti dal mondo ebraico. È stato piuttosto difficile all'inizio convincere i giudei che si convertirono al cristianesimo lasciare molta parte della loro vecchia religione, da sempre rispettata, per accettare quella nuova. Alcuni erano propensi a ritornare al giudaismo dopo aver accettato la fede cristiana. L'autore della lettera sottolinea ripetutamente la superiorità di Cristo come sacerdote su Aaron, la superiorità del sacrificio di Cristo sulla legge. In altre parole, con Cristo non aveva più valore il sacerdozio ebraico e i suoi riti, e neppure la legge legata alla religione ebraica. Tutto questo mondo deve lasciare il posto alla novità cristiana. Con Cristo si è entrati in un nuovo ordine di realtà, tutto è veramente nuovo. Cristo ha fatto fare un salto di qualità che non ammette compromessi. Anche Cristo è sacerdote, anzi sommo sacerdote, ma si tratta di una realtà che esce da qualsiasi religione. A differenza di Mosè, che faceva parte di una certa religione, Cristo è al di sopra, è il costruttore di una nuova casa. Commenta Don Raffaello Ciccone: esistiamo allora come popolo nuovo, assolutamente unico, poiché poggia sulla fede in Gesù, e siamo un popolo nuovo non per etichetta o per riferimento culturale, tradizione o abitudini. E la sua casa siamo noi, dice San Paolo, la lettera agli Ebrei, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo, così termina il brano di oggi. Nella discussione, continua ancora Don Raffaello Ciccone, nella discussione, confronti, sviluppi culturali, facilmente rivendichiamo come cristiani diritti e appartenenze per tradizioni, sacramenti ricevuti, abitudini, collocazioni geografiche. Le consuetudini diventano facilmente abito formale, costumi, pretese di appartenenza. Il testo ci riporta a sentirci nella casa di Gesù, e sentirci nella casa di Gesù non avviene perché abbiamo in tasca le chiavi di casa, ma perché coltiviamo e manteniamo libertà e speranza, libertà e speranza. La libertà dei figli di Dio si collega con la volontà del Padre, il rispetto e la misericordia per ogni persona, l'amore, l'attenzione ai più dimenticati. La speranza ci riporta a cercare e a costruire un mondo sempre migliore. Sempre no, quel discorso, quello che è mio, quello che è nostro, la nostra patria, i nostri diritti, no? Un mondo sempre migliore, perché sappiamo che lo Spirito ci sostiene. Il desiderio del Padre è rendere il mondo sempre più bello, purificato e libero dal male. Quando penso alla società di oggi e a quel mondo di esseri umani che da una parte vivono in situazioni drammatiche e disumane e dall'altra, sul fronte dei più fortunati, vorrebbero tenere le mani in tasca rifiutando ogni solidarietà, mi chiedo dove sta la novità di quel Cristo di cui noi cattolici peccatori ci diciamo, nonostante tutto, seguaci, ma solo per garantire il nostro ventre?
Prima di fare una riflessione sul brano del Vangelo di oggi vorrei dire una cosa. Il quarto Vangelo sviluppa come un processo, tutto il Vangelo è così, quello di Giovanni, il duro contrasto tra Gesù e i suoi perenni oppositori, scribi e farisei da una parte e i capi della religione ebraica dall'altra. Infatti il vocabolario che Giovanni usa è quello del conflitto, del dibattito giudiziario. Tornano spesso termini quali verità, menzogna, giudizio, giustizia, testimonianza, avvocato, convincere, accusare. Tutti verbi, tutte parole che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Il brano di oggi segue il racconto della guarigione da parte di Gesù di un paralitico in un giorno di sabato. Dura e violenta è stata la reazione dei giudei ligi alla legge del sabato. Cristo viene sottoposto a un giudizio implacabile. Anche qui troviamo un linguaggio adatto a un tribunale. Qui si tratta veramente di un giudizio. Verificare davanti a Dio il valore della legge e il valore di Gesù, per esaminare se è colpevole o innocente. Dal valore delle prove vengono la soluzione e quindi la legittimità dell'operato di Gesù. Per Gesù i testimoni sono le sue opere, il Padre e le Scritture. Per i giudei i testimoni sono Mosè e i suoi scritti. Sono le opere che garantiscono la missione di Gesù, le guarigioni tra i malati, gli storpi, i moribondi, opere della misericordia e della liberazione. I giudei non sanno fare un collegamento tra la sua opera che soccorre i poveri e guarisce i malati e la volontà di Dio che desidera la liberazione di ogni persona. Concludendo, mi limito a riportare ancora una brevissima riflessione di Don Ceccone. La fede in Gesù, che è il nostro prezioso tesoro, la fede in Gesù, non è un pacifico possesso, ma un itinerario, un cammino che passa tra la fiducia in Gesù, la costruzione di un progetto e la ricerca. Sorge una domanda fondamentale che ci obbliga ad una risposta. Questo mondo, attraverso la nostra fede in Gesù, scopre il volto del Dio liberatore, Dio che libera, che toglie la schiavitù di qualsiasi tipo. Con la mia fede porto la speranza di crescita, di cambiamento, di pace, a cui noi stessi collaboriamo.